taglio del nastro questa mattina per l'entrata in funzione della vasca di accumulo delle acque reflue dell'Arzilla di Fano. La struttura è stata realizzata nell'area tra il torrente e via Primo Maggio, a monte del ponte stradale. A spiegarci il suo funzionamento è il presidente di ASET S.P.A., Paolo Reginelli. È una vasca di accumulo di 1600 metri cubi, perché sono stati fatti dei conti negli ultimi 20 anni, con le precipitazioni medie sono state aumentate una considerevole parte per rendere più sicuro l'impianto. Quando qui c'è il problema delle fogne miste, quindi quando ci sono queste cosiddette bombe d'acqua o le prime precipitazioni, tutta l'acqua viene inviata al mare direttamente. Invece d'ora in avanti non sarà più così. Perché? Perché viene accumulata all'interno di questa megavasca. Da questa megavasca starà in decantazione per 24 ore all'incirca e poi verrà, tramite quel tubo che vedete, portata nella rete fognaria e quindi andrà ad essere regolarmente depurata nel depuratore di Ponte Metauro. Quindi attutisce, anzi elimina tutto quello che è la prima pioggia, che è una pioggia particolarmente insidiosa, in quanto ci sono tracce di idrocarburi, ci sono tracce di oli, ci sono tracce di tutti quegli elementi che possono in qualche modo compromettere la qualità delle acque. Una garanzia per il torrente Arzilla in questo caso, ma soprattutto per il mare, per chi lo vive e per chi lo frequenta. Una garanzia per la salute pubblica e per gli stessi operatori del turismo delle spiagge di Lido e appunto Arzilla. Sì, oggi è una grande giornata perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario e ancora una volta Fano dimostra di essere avanti, innovativa e coraggiosa. E questo impianto che oggi abbiamo inaugurato, questa vasca, è un impianto fortemente innovativo. Nella nostra regione non ce n'è nessun altro esempio di questo tipo e in giro ce ne sono pochissime, ma la cosa straordinaria è che questo incontro dell'impiantistica anche con la ricerca. All'inaugurazione, oltre agli operai che hanno lavorato duramente su questa opera, presenti anche i consiglieri regionali e l'assessore Stefano Aguzzi, che ha sottolineato l'importanza di questa struttura e come sia fondamentale collaborare con tutte le realtà del territorio e oltre per tutelare l'ambiente e migliorare la qualità del mare Adriatico. L'impianto rientra all'interno del progetto Watercare, dove ASET ha ottenuto un finanziamento di 493.000 euro dall'Unione Europea su un investimento totale di circa 2 milioni. È un progetto che include le due sponde, l'Italia e la Croazia, perché è un interreg europeo. Quindi lavoriamo oltre che su Fano anche su Pescara e sull'altra sponda lavoriamo su Pola, Spalato e Dubrovnik. Ma Fano è il progetto pilota, dove noi abbiamo monitorato i 2 anni passati, 2019-2020, senza vasca. Quest'anno faremo il monitoraggio con la vasca, quindi andremo a raccogliere i risultati di un impianto come questo, che migliorerà notevolmente la qualità delle acque che scorrono sull'Arzilla, arrivano in mare, e mettere in sicurezza i bagnanti. Che mettere in sicurezza significa che dare le informazioni in tempo reale, corrette, a chi deve gestire le ordinanze di balneazione.